ritrovati a pensare di fare questo format e è nato per caso prima cena 19 dicembre 2022, a oggi siamo alla 11ª cena, a gennaio saremo a Roma, la esportiamo perché c'è un gruppo di persone interessate a fare questa cosa e Paola ci ha contattato perché facciamo qualcosa. Ho sentito che, se non sbaglio, me ne ha parlato con te. Tu segui Paola? Oramai lui è su questo viaggio. In un giorno particolare, nel nostro mondo arrivò una storia, una sulle donne, dove non era più ammessa la violenza. Una storia un po' di fantascienza, una storia di armonia e di amore, che insegnava alle donne a non subire violenza, a non ricevere violenza, ma soprattutto una storia che parla d'amore, dell'amore per se stessi e dell'amore per il mondo. E così, nell'alba dell'amore, abbiamo iniziato questo viaggio verso la protezione dello spazio sacro. Stiamo sentendo. Perché insegnare che cos'è lo spazio sacro significa tornare ad essere donne, con la D maiuscola. Hai ragione. È una poesia bellissima. Brava, posso fare applauso, te lo faccio io, brava. Bravissima. Mi sembra proprio l'ideale. Certo. Vero, Alessi, che dici? Oggi siamo proprio in tempo. Ok, sì. Allora. Dove sto io? Non mi ricordo più. Io là. Qua. Ok. Mara. Mara di qua e Mario di là. Ok. Ci siamo? Sentitevi liberi. Spento le suonare. Ok. Sentitevi, no, sentitevi. Siamo liberi di intervenire in qualsiasi momento. Già negli altri, in questo momento intervento di chiunque, qualsiasi domanda vi viene in mente, dialogo aperto, proprio è un salotto. Bene, buon divertimento. Grazie. Grazie. Io ti conosco di fama. Grazie. Poi ci scambiamo i conti. Certo, come no? Buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show. Eccoci qui, una nuova puntata dedicata a tanti argomenti. Beh, gli ospiti li vedete già accomodati dietro di me, ma soprattutto li avete visti nell'anteprima. Tra poco mi accomoderò anch'io, ma giusto il tempo di ringraziarvi. Siete sempre affettuosi e in tanti a seguirci. Ormai avete cominciato a prendere confidenza con questo nuovo contenitore televisivo che, insomma, è un talk. Beh, non abbiamo inventato nulla. I talk, sapete, ce ne sono tanti ed è un luogo di chiacchiericcio. Però noi abbiamo la particolarità di uscire allo scoperto. Qui si viene a promuovere qualcosa e ognuno che siede su questa poltroncina rossa ha cose interessanti da farci scoprire. È una promessa che vi faccio ogni martedì e vado subito a mantenerla, perché Consigli per gli Acquisti Show può cominciare. Ed eccoci pronti, seduti e accomodati, è tempo di presentare gli ospiti qui seduti in questo martedì sera. E allora comincio, come sempre, dalla mia destra, dove saluto Genziana. Ciao a tutti. Wow, bella, bell'intro musicale per te, Genziana. Tra poco parleremo della tua scommessa, una scommessa che va a rispolverare le tradizioni abruzzesi e che sembra funzionare. Daremo i numeri, e che numeri. Ma procediamo con la presentazione. Allora, signore e signori, diamo il benvenuto nuovamente a Samia dei Colori. Buonasera. Samia, bentornata. Grazie. Con te parleremo di un evento che diciamo molto attuale, ma insomma purtroppo lo è sempre. Parliamo di violenza sulle donne, parleremo proprio di come anche il mondo dei colori
è sensibile a questo tema, come può intervenire, ma tutto questo ce lo dirai tra poco. Intanto adesso vorrei accomodarmi al tavolo del Dinner Club. Di questo ci parlerà il qui presente Mario Cappelluti. Buonasera a tutti, grazie, grazie Paola. Mamma mia, abbiamo blues da vendere a chili qui questa sera, caro Mario. Parleremo, come detto, del Dinner Club. Ci dirai che cos'è, chi vi partecipa. Insomma, parleremo di cose, credo, molto profonde attraverso te. Adesso vado a presentarvi qui alla mia sinistra il vice sindaco di Pescara con delega alle politiche sociali. Saluto Adelchi Sulpizio. Buonasera a tutti, ciao Paola. Aspetta, sono curiosa, viene che stacchetto, eh? Lo stacchetto un po' delicato, qui abbiamo molto il vice sindaco Alfredo, mi potevi fare qualcosa, potevi usare di più, osami di più, osami, rifaccio, aspetta, eh. Adelchi Sulpizio, e questa è roba seria, Adelchi, eh. Prima era più istituzionale, più istituzionale. Beh, si è fatto prendere dal timore, capito? Sì. Reverenziale, come dire. Beh, con te Adelchi parleremo profondamente del tema della violenza sulle donne, perché naturalmente c'è un cartellone che il Comune di Pescara ha sfoderato anche quest'anno, anche se poi con il tuo 365 giorni no alla violenza sulle donne ci siamo abituati a parlarne ogni giorno. Però non ti faccio anticipare nulla, tieni tutto in caldo. Tra poco arrivo da te, fammi continuare questa presentazione. Abbiamo un nuovo libro di poesie che vale la pena davvero condividere, perché porta la firma di Mara Motta. Questo è quasi un rullo di tamburi, Mara. Eh? Adesso voglio vedere come si autoaccompagna Alfredo Scogna. Soft, soft. Mi è romantico, capito? No woman, no cry. No woman, no cry. Ci proviamo a non piangere. Grazie Alfredo, lasciatemi salutare, già lo faccio solitamente nei ringraziamenti, ma vedo Lino Lallone qui a sostituire il nostro Alberto Capo, ma come faccio a non salutarlo? Linuzzo, caro Linuzzo, che abbiamo condiviso tante stagioni di Rete 8 Matinè, ritrovarti qui è un piacere, come d'altronde anche Francesco Berardinelli, già che ci sono saluto Danilo Cinquino in regia, Valeria, Cristina, tutti quanti, ma poi nei saluti mi ricorderò di tutti voi. Adesso fretta di cominciare questa puntata e parto direttamente dal nostro vice sindaco del comune di Pescara, dicevamo con delega alle politiche sociali, perché questo è un po' il suo ruolo, no? Nell'ambito delle politiche sociali, di sensibilizzare su un tema che ha molto a che fare con la società, che purtroppo è la violenza sulle donne. Sapete che il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I fatti di cronaca, che ve lo dico a fare, ci hanno consegnato proprio in questi giorni il volto dell'ennesima vittima. È veramente urgente, Adelchi, urgente sensibilizzare ancora di più. Tanto è stato fatto e tanto c'è da fare. Questo grido familiare, voi, ormai familiare purtroppo per tutti, voi l'avete accolto con un programma ricco che sinteticamente come definiresti? Quale può essere il motto quest'anno della proposta del Comune di Pescara? 365 giorni all'anno non alla violenza sulle donne, perché poi potrebbe essere anche riduttivo pensare di parlarne soltanto il 25 di novembre, perché certo. Ricordiamoci come... Io ti ringrazio perché tu ormai sei anche ormai fai parte di questa squadra, ormai questo è il terzo anno che ci aiuti in questo senso con questa opera di sensibilizzazione. Tutto nacque 3 anni fa perché c'era la consapevolezza che si parlava di violenza sulle donne solo il 25 di novembre. Già dal 26 non se ne parlava più, sembrava quasi che non fosse più un problema, mentre il problema c'era e noi ne avevamo consapevolezza. E da lì abbiamo iniziato ogni anno a fare un'attività di sensibilizzazione, che significa
rimetterci in discussione, andare, uscire, come dico io, da Piazza Italia, dalla sede del comune, andare nelle scuole, andare nell'associazione, perché poi è riduttivo pensare di parlare di violenza sulle donne soltanto facendo uno o due eventi. Quest'anno, come dicevi te giustamente, sono 34 gli eventi, ma sarebbero stati molti di più, perché a un certo punto abbiamo dovuto chiudere perché dovevamo presentare il cartellone, certo. Sì, eccolo qui. Non avevamo più spazio, ma questo è fine febbraio, ma già abbiamo un'altra dozzina di eventi già per i mesi di marzo ed aprile. Perché c'era la consapevolezza per l'appunto di intervenire, di parlarne, perché bisogna sempre parlarne. Quest'anno abbiamo veramente tanti eventi, addirittura iniziamo anche alle scuole elementari, perché è importante anche parlare sul linguaggio. Quindi andremo anche su dei campetti di periferia, che è anche una cosa molto simpatica, perché andremo a parlare non tanto di tornei di calcio maschi contro femmine, ma maschi e femmine contro maschi e femmine, dove i maschietti giocheranno con le femminucce a calcio insieme e poi giocheranno per esempio alla campana, in questo senso. Poi andremo alle scuole medie, dove faremo anche con i ragazzi della scuola media di Nozzi, quest'anno con tutte le terze elementari, dove andremo a fare anche andare a parlare il linguaggio. Perché a volte si pensa un po' erroneamente che la violenza sia soltanto violenza fisica. Invece quest'anno ci siamo molto concentrati con i nostri staff, con le politiche sociali, i nostri dirigenti, i nostri responsabili di servizio, che ringrazio, perché poi fare un evento, una cartellonistica del genere, è veramente complicato. Però ci siamo concentrati quest'anno sul linguaggio, perché tutto deve anche apparire in questo senso anche dal linguaggio, proprio in maniera da come ci si comporta, da come si parla. E in questo senso anche un appello che faccio a tutte le persone che ci sentono, anche e soprattutto nei confronti dei nostri figli, anche in famiglia dobbiamo dare anche un buon esempio anche di come noi ci relazioniamo con i nostri figli, anche quando noi parliamo ad esempio con le nostre mogli, anche nel momento in cui ci può essere anche un momento anche di discussione, ma deve essere un momento sano di discussione, certo. Anche educando in questo senso questi anche i nostri figli, perché poi quando sento anche queste parole, era un bravo ragazzo, sì, però abbiamo sentito oggi questo bravo ragazzo che cosa ha combinato in questo contesto, quindi anche... Ti dico la verità, quando abbiamo pensato il cartellone, quando ci siamo sentiti prima di settembre, sì, anche per fare la giornata del 25, che poi ne parleremo dopo, sì, noi pensavamo di intercorrere una settimana del genere. No. Noi non pensavamo che quello che sarebbe successo è quello che è successo. E da questo la maggiore consapevolezza, perché il comune, le istituzioni ci sono. Noi vediamo anche, prima ho visto la nostra locandina che avete, sì, mandato in sovraimpressione, sì, sono una quantità impressionante di associazioni, istituzioni, ci sono, certo, praticamente tutti, dal tribunale di minorenni, ci saranno tutte le scuole elementari, tutte le scuole superiori, sì, di Pescara, sì, infatti vediamo sotto il logo, sotto. Non entrano più i loghi di tutte le associazioni, di tutti i nostri partner che vogliono in questo, certo, contesto, ma entrare. Ma anche perché, Adelchi, una cosa è certa, è un fattore culturale, adesso su questo credo che ci sia poco ancora da dubitare, ed è lì che bisogna andare a modellare, a trasformare, a cambiare, proprio sotto il profilo culturale, quindi sotto il profilo scolastico, credo che sia assolutamente opportuno agire. Poi ho visto che ci saranno flash mob, c'è anche molta... scendete proprio nelle piazze, c'è molta presenza di persone che gridano no in pubblico, in piazza. Sì, avremo sia anche su Piazza Salotto, andremo a fare dei flash mob, abbiamo il 25 mattina, abbiamo tutti i ragazzi del MIB all'interno dell'Aurum, che diventerà una cittadella, dove la loro arte, i ragazzi del Misticone e Bellissario andranno con la loro arte, andranno un po' anche a dire un no secco a queste barbarie. Poi ci ricordiamo anche quest'anno ci sarà il 24, che l'anno scorso fu una delle esperienze fra le più belle, tutte le scuole superiori che si ritrovano all'interno dell'Aurum, che viene trasformato in un po' una cittadella dell'antiviolenza, quindi tutte ci saranno delegazioni, tutte le scuole superiori dove si incontreranno a parlare di violenza. Se mi permetti, volevo raccontarti una cosa. Certo, ti ascolto. L'anno scorso era per far capire che noi a questi ragazzi dobbiamo sia educarli, ma dobbiamo dargli anche tanta fiducia.
Noi l'anno scorso eravamo fuori dall'Aurum, eravamo io e gli altri presidi. A un certo punto, da dentro l'Aurum, calcolate che c'erano circa 800-900 ragazzi in tutto, quasi un migliaio. Immaginate 1000 ragazzi, immaginiamo da fuori una confusione, un caos. A un certo punto non sentivamo nulla. Da lì il dubbio, anche per i trascorsi scolastici nostri, detto, questi hanno preso, hanno visto una bella giornata e se ne sono andati sì, al mare o alla pineta, hanno visto una bella giornata. E invece no. Siamo entrati dentro, brava, un silenzio assordante. Erano lì tutti quanti a sentire questi laboratori anche sull'arte del linguaggio, l'arte di sapersi anche comportare, anche conoscersi meglio per proprio anche in questo contesto. C'era un silenzio pressoché assordante e lì abbiamo capito un po' con tutti i presidi, con le istituzioni scolastiche, lo dobbiamo rifare, che a volte forse è meglio fare un'ora in meno di matematico, italiano o latino, e forse anche tanto meno fa tanto bene. Ma io rimetterei l'educazione civica, madonna quanto ce n'è bisogno. Vabbè, però adesso questo forse non è il contesto ideale. Ti posso fare una domanda più personale, Adelchi? Tu sei papà? Sì. Quanti figli hai? Due? Due, 14 e 12. Maschio e femmina? No, maschio e maschio. Maschio e maschio. Allora, maschio e maschio, due adolescenti. Dimmi, ti va di dirci come e se affronti l'argomento in casa con i tuoi figli? Sicuramente sì, anche facendo, anche per esempio, parlando anche di quello che è successo questi giorni, cioè parlando con loro con la massima tranquillità, anche facendo capire anche gli errori. Però soprattutto io ritengo che mia moglie è un'insegnante, dobbiamo dare buon esempio. Noi abbiamo cercato di darlo da quando sono piccoli, perché poi non ci nascondiamo che io nella vita faccio l'avvocato, come sai bene, quindi di separazioni ce ne sono, purtroppo ce ne sono, ma è un dato di fatto. Però io dico sempre, quando avvengono anche studi, attenzione, tu puoi non essere più marito e moglie, ma tu continui a essere mamma e papà. Certo. E questo è un po' un elemento fondamentale, quindi facendoli capire, ma soprattutto l'arte, il linguaggio, sapere anche nelle differenze, anche il sapersi porre, anche l'arte della gentilezza, iniziare anche dai piccoli gesti dove... Ma ti ascoltano i tuoi sì, figli tanto. Quando gli parli di queste cose? Sì. Sono interessati? Sì, ma anche nelle cose più elementari, per esempio anche davanti si entra in una sala, dare anche una forma di rispetto e dici guarda, prego, anche il versare anche... l'acqua, anche sapersi relazionare, essere gentili, bravissimo, sì. Io logicamente quando erano piccoli si faceva su questi gesti, oggi che sono più grandicelli tendiamo a parlare in questo contesto anche parlandone, anche dicendo molto più semplicemente che quando si è fidanzati non è che il fidanzamento è un diritto di proprietà in questo contesto, quindi significa che sono delle storie, nascono, ci possono essere e finiscono, e quando finiscono ci saranno nuove opportunità, ma bisogna esserci il rispetto che poi è tutto quell'elemento che si parla di libertà, libertà certo. Che va prima di tutto riconosciuto, e, però ripeto, oggi quello che vedo Paolo è che quattro anni fa avevamo difficoltà ad andare dentro le scuole, lo sai, perché le scuole avevano anche paura a parlare di certe tematiche, ma soprattutto c'era la paura anche per la reazione dei genitori. Oggi noi entriamo nelle scuole elementari, scuole medie, certo. Superiori senza alcun tipo di problema. Questo quattro anni fa, non ti parlo di vent'anni fa. No, assolutamente. Questo... è stato fatto tanto e si raccolgono anche i frutti e speriamo sempre di più, perché insomma bisogna continuare. È un percorso che non credo avrà fine e quindi dobbiamo andare verso questo progresso culturale tutti insieme. Ci sarà l'inaugurazione di una panchina e il simbolo è sempre importante. Adelchi. Sì, ma anche dando, questi sono dei gesti molto importanti, perché poi sarebbe anche riduttivo dire che il comune di Pescara faccia soltanto questi eventi. Noi non ci scordiamo che siamo il primo comune che nel 2021 ha aperto il CAM, dove noi interveniamo una forma di rieducazione nei confronti dell'uomo che maltratta, quindi... E la cosa più bella lì è che non soltanto le persone che vanno sono le persone che mandano le autorità giudiziarie, quindi un processo di rieducazione, ma sono anche tante persone, e quella è la cosa che a noi, credimi, ci dà tanta voglia di continuare in questi percorsi. Molte persone che vengono spontaneamente da lì perché loro hanno la consapevolezza del loro momento di difficoltà e ci dicono ho capito che sto sbagliando, aiutateci a ritornare in questo, quindi è una funzione rieducativa del CAM, e non ci scordiamo che qui in Abruzzo
ne esistono veramente uno, massimo due. Quindi dal 2021 è stata una scelta che ho voluto con forza in questo contesto e oggi ti posso dire che anche per queste tematiche che sentiamo questi giorni avevamo ragione di insistere e continuiamo a farlo. Tra l'altro risottolineiamo che lo scopo di un cartellone come questo è sempre quello di avviare una riflessione profonda e quindi si spera, insomma, che ogni appuntamento, ogni occasione sia quella di riportare a casa una riflessione, uno spunto per cambiare in meglio l'intera società, partendo da se stessi, dalle famiglie, nuclei di amicizia e quant'altro. Se strada facendo ti viene in mente qualche altro evento da promuovere, lo puoi dire nell'arco della puntata senza problemi, ma intanto adesso vogliamo dire cosa accade sabato prossimo. Sabato prossimo ci sarà un evento di sensibilizzazione, il più importante. Ci sarà il 25, ci sarà il Teatro Circus, eccolo qui, dove ci sarai te che ormai sei un po'... hai la sensibilità di trattare questa tematica, queste tematiche sociali. Io dico sempre, ogni volta che ti chiamo ti dico: Paola, o lo faccio con te perché altrimenti no, avrei paura. Quest'anno abbiamo Nina Zilli, per l'esattezza, abbiamo Nina Zilli che ci verrà a parlare anche di... i suoi trascorsi, ci verrà a parlare anche ad affrontare queste sue tematiche, anche delle sue canzoni molto 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 importanti. Ci saranno tutta una serie di riflessioni, eccole, ci sarà anche Luca Pompei che svolgerà anche una parte giornalistica. Ci saremo un po' tutti quanti noi per urlare sempre il nostro questo grido: 365 giorni all'anno non alla violenza sulle donne. Abbiamo già pressoché riempito, diciamo, il circus, mancano soltanto qualche biglietto, mi dicevano veramente. Beh, anche allora quest'anno, affrettatevi, sì. Diciamolo, è un evento gratuito, bisogna prenotarsi attraverso la piattaforma di Eventbrite. Facciamo vedere, magari Danilo che sei in regia, facciamo vedere questa piattaforma così si familiarizza. Basta andare lì, prenotarsi attraverso la propria mail, ripeto, è gratuito, per cui fatelo in fretta, perché anche l'anno scorso in 3 giorni è andato sold out, per sì. Cui c'è poco da attendere. Avremo, eccolo qui, quindi già abbiamo pressoché, ripeto, qualche minuto fa mi dicevano che eravamo già pressoché ultimato anche quest'anno, ma c'è una grande risposta che poi ne parlavamo anche qualche giorno fa, che ormai è diventato un po' un punto di riferimento quelle 25, tant'è che già da diversi mesi ci chiedono chi è che verrà quest'anno, ma che farete, perché poi chi partecipa ne esce sempre anche con qualche dubbio, anche un momento critico, anche un momento di riflessione, perché il momento di riflessione lo dobbiamo fare tutti quanti, il momento di crescita. Dobbiamo parlarne e stare lì anche a capire. Ci pone anche dei dubbi, anche l'anno scorso Paola, che c'era stata quell'esperienza di quella anche Tiziana Di Ruscio, certo, sì. Fu veramente un momento, ha subito violenza per tanti anni in casa, sì. E l'ha raccontato, insomma, ci ha messo davanti a un fatto che non possiamo non e vedere. Poi concludo dicendo che sbagliamo che chi pensa che la violenza è una fattispecie che c'è soltanto all'interno delle famiglie. Noi quest'anno andiamo nei centri sociali per anziani, per Pescara abbiamo 4 centri sociali con 1000 persone, perché sappiamo che per esempio la violenza è molto molto forte anche all'interno degli anziani, ahimè. Poi nel mondo per esempio dell'invalidità in questo contesto, quindi anche... Diciamo che sono tanti le tematiche che tocchiamo quest'anno, quindi con... Purtroppo la parola violenza ne porta tante con sé, però insomma siamo qui per continuare. Sì, Mara, di pure. Aggiungere un certo. Quello che faremo il 25 nella Sala di Iorio al Comune di Pescara. Sì, che sta... delle poesie dedicate alla violenza sulle donne. Bravo, grazie di averlo tantissimi ricordato. Poeti che si sono poi... espressi spesi, in questo, certo, sì. E andremo a fare questo. Vabbè, il cartellone è ampio davvero, insomma, sì. Cercatelo in rete, spulciatelo, perché sono tante le occasioni di riflessione. Adesso continueremo a parlare anche di questo, ma nell'ambito dei colori, tra pochissimo. E intanto consigli per gli acquisti.
usateli, usateli questi indirizzi, numero di telefono, usateli per venire qui a promuovere ciò in cui siete bravi, se avete poi qualche evento, qualche performance, se siete autori, se siete scrittori, se siete ballerini, ma ballerini non lo so, però insomma lo spazio c'è, un balletto ve lo facciamo fare, insomma usate queste coordinate e venite qui in studio a Consigli per gli Acquisti Show, così come ha fatto la nostra Samia dei Colori, bentornata dalla Corea. Mi dice, mamma mia, ma che ti tiene a te? Ma sempre in giro stai? Meno male. Ma meno male, che bella vita. Che bella vita. Se penso all'ultimo viaggio, vero, che ho fatto, ero bimba. Ma no, dicevo che sei tornata perché sei stata qui da noi qualche settimana fa, ma urgeva, urgeva un ritorno, perché c'è un evento che assolutamente dobbiamo promuovere e intanto I Colori delle Donne è un progetto. Partiamo da qui e poi arriviamo all'evento del 3 dicembre ed è un progetto proprio per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Di che si tratta, Samia? Abbiamo fatto 21 appuntamenti dal Covid in poi, quindi dal 2020. Abbiamo avuto come testimonial Eva Enger, che ha subito violenza come me e come tantissime altre donne, ed è un progetto che aiuta attivamente le donne nel mondo, sia per ritornare nel mondo dopo aver subito violenza, sia per rimettersi in sesto, perché si parla tanto di violenza sulle donne, invece noi in questi 3 anni ci siamo focalizzati sul fatto che le donne prima di tutto hanno bisogno di proteggere il proprio spazio sacro. Quindi è vero che tutto questo non dovrebbe accadere, ma è vero anche che io tocco le tematiche scomode, quindi è vero che bisogna insegnare agli uomini, o come stiamo facendo nelle scuole, ai bambini, a scaricare la violenza, sì, a scaricare la rabbia. Siamo stati proprio in queste settimane, prima della Corea, in 14 scuole in Abruzzo e abbiamo raccontato ai bambini dalle elementari in su come fare lo scarico della rabbia. Come si fa lo scarico della rabbia? C'è proprio una tecnica velocissima. Cioè, prendiamo a cazzotti come i pugili. Energeticamente, sì, uno spazio. Energeticamente. E si fa proprio fisicamente, è un movimento biodinamico in bioenergetica, dove lo scarico della rabbia diventa qualcosa di fisico e si insegna da 3-4 anni in su. Cioè scazzottare l'aria? Sì, tecnicamente è proprio velocissimo. Sì, sì, sì. Ora con i tacchi e con le scarpe rosse, se vuoi lo faccio vedere. Lo sai che qui ti puoi muovere con molta libertà. È velocissimo. Sì. E permette al fisico... Scarica a terra. Scarica a terra, ma soprattutto scarica. Ora io ho i tacchi, però certo, il movimento... Tacchi, attenta, ti prego, perché siamo assicurati, ma insomma preferirei evitarlo. No, il movimento. Però rende l'idea. Sì, prende, sì. Chi di voi ha avuto voglia di quante volte adesso? Siamo arrabbiati con ma qualcuno. Tu sei un pacifico, Adelchi. Ma tu sei, però le persone nervose... Io lo faccio sempre. Tu lo fai sempre. Eccolo qui, vedi? Il nostro Alfredo non manca di scaricare. Mi dici che sono calmo, ma io quando ti chiamo prima faccio questo. Ah, sì? Tu vieni già scaricato praticamente, sì, sì, sì. Ho capito. Ma è vero, le persone più calme sono quelle che implodono tecnicamente. Tu implodi, cioè, Adelchi? No, pensavo che vedo molte persone che dico io scaricano a terra, quindi iniziano a fare... Fanno così. Ma magari lo fanno inconsciamente. Sì. Perché poi molte quello volte il corpo reagisce. Quello però non è uno scarico, però. No. Quello è più una parte nervosa. Invece lo scarico ha un'intenzione, quella proprio di rilasciare la quantità di rabbia che tendiamo a mettere dentro. Ma c'è un passo prima, però, già la consapevolezza. Assolutamente. E quindi riconoscerla, la rabbia, che già sarebbe tanto, perché per molti è un moto del cuore, no? Molto spesso, e ha le sue ragioni, quando ragioni non dovrebbe averne, no? E c'è un passo ancora prima, come, anche come donne, siamo così tanto provocatrici a volte che non ci rendiamo conto che aiziamo che la violenza. Dicendo? In che senso? Che non si parla mai di tematiche scomode, si parla di violenza ma non si parla di che cosa genera violenza. Si parla sempre quando i fatti, ecco, come in questi giorni sono già accaduti, ma non si parla di andare a prevenzione. Ma io credo che si parli troppo di come le donne provocano questa violenza e lo trovo fatto anche un po' fuori luogo, no, Sam? No. Cioè, siamo noi che provochiamo? Ma no, io credo che tutto il mondo provochi reazioni. Però se tu provi a mettere la consapevolezza su un 50-50 di responsabilità, e non parlo del femminicidio, ma parlo proprio dell'aiutare le donne a comprendere la loro co-responsabilità
che non significa deresponsabilizzare l'uomo per l'atto di violenza, significa andare a consapevolizzare che cosa succede quando noi provochiamo. Ma in che modo provochiamo, Samia? Questa la voglio capire meglio. Qui devo raccontare qualcosa di personale, nel senso che, come sai, io l'ho detto pubblicamente in TV più volte, io ho subito violenza, sia violenza domestica sia abusi sessuali, quindi conosco in prima persona questa tematica e non è una delle più facili da trattare. Quello che ho capito nel tempo è che prendersi la responsabilità del livello di provocazione, perché tante persone non riescono a consapevolizzare la rabbia che hanno dentro, ma in realtà molto spesso le altre persone non sono altro che degli specchi, quindi tutto quello che l'altra persona ci fa... Perdonami, allora ti stai aprendo, quindi mi permetto di entrare con passo felpato nella tua vita, ma tu nell'episodio di violenza domestica che hai subito ti riconosci delle responsabilità, Samia? Assolutamente sì. Se tu arrivi a comprendere che comunque, che non è un deresponsabilizzare l'altra persona per quello che ha fatto, ma arrivare a comprendere il livello di provocazione che c'era dietro. Ma ed è una tematica verbale, io penso che sia quella della donna più che altro. Sì, quella verbale. Verbale nella donna. Perché noi quando è terribile. Vogliamo essere pungenti e cattive lo siamo più degli uomini. Assolutamente sì. Quindi potrebbe esserci questo tipo di corrispondenza. Beh, ma non giustifica una reazione. L'ha già detto anche lei, cioè io sono giustifica. Un po', come dire, prendo un po' le distanze con affetto, sai quanto ti stimo, Samia, però da un discorso del genere, perché io fatico a, come tante persone, immagino, perché stiamo andando in una direzione in cui finalmente non si parla più di provocazione, perché purtroppo, Samia, è una parola che necessariamente giustifica l'atto di violenza, che è ingiustificabile. Quindi parlare di provocazione, per carità, io guarda col massimo rispetto per quelle che sono le tue esperienze, probabilmente nel tuo caso tu riconosci di aver provocato, ma questo non pensi che possa quasi farti accettare di averla subita questa violenza? No. Allora ce lo spieghi un po' meglio, perché altrimenti rischiamo di mandare un messaggio veramente deviante. Corretto. Anzi, secondo me il vero messaggio è che quando... Io ho seguito un percorso molto lungo, poi sono diventata counselor, coach, arteterapeuta, quindi ho fatto quasi 12 anni per uscire fuori da questo argomento. La cosa bella è stata capire che nel momento in cui io ho imparato a proteggere il mio spazio sacro, nessuno più si è mai più permesso. Allora, forse neanche più a che, livello allora, verbale. Aspetta, Samia, ma forse tu più che... provocazione vuoi dire che noi a volte lo permettiamo, ma è diverso, Samia, è diverso, cioè permettere di far usare su se stessi la violenza degli altri non è provocazione, un'accettazione che non dovremmo più accettare. Diciamo, scusate il gioco di parole, non dovremmo più permettere. Ok, però non la chiamiamo provocazione, chiamiamola, Samia, provocazione. Perché è fuorviante. Non so se siete d'accordo con me. Io ho capito cosa vuole dire. Diciamo che c'è il messaggio sottile. Ecco, sottile. Dovremmo imparare da una parte a non permetterlo più, ma dall'altra anche a comprendere che a volte c'è una responsabilità sottile che è scomoda. Non nella violenza, non riesco a dare una responsabilità. Un rispetto reciproco. Dipende dalla. Certo, ma non riesco davanti a un gesto di violenza. Dall'altra parte. Non riesco a dare una responsabilità a chi la violenza la subisce, non riesco. Allora, perché io ti posso provocare fino all'infinito. Hai mai sgridato tuo figlio o tua figlia? Anche quello è un atto di violenza. Sgridato dipende, certo, non bisogna mai alzare i toni, non bisogna, vabbè, questo fa parte dell'educazione, della pedagogia moderna ed è giusto, è corretto. Però non è che se io alzo la voce mia figlia mi dà uno schiaffo, figlia è giustificata perché io ho alzato la voce. È quello però che ti non... risponde tua figlia. Sì, a volte ti risponde. Ma c'è modo e modo, quindi no? Scatta qualcosa di una ribellione che... Quindi dipende anche dalle persone che hanno questo tipo di contrasto. Io sono contro la parola provocazione, perdonate. Io sono invece una provocatrice, nel senso che si entra in un ambito della protezione dello spazio sacro dove bisogna dire le cose come stanno, dove la rabbia è una difficoltà che genera altre difficoltà, dove, ecco, per questo mi permetto al vice sindaco, noi non parliamo di violenza, perché la violenza è logosintesi, genera altra violenza. Noi parliamo proprio di andare a tutelare le donne contro
questi argomenti. Proprio, ci sono proprio dei messaggi diretti. Cioè, che entraci un po' più nello specifico, facci capire, Esame. I colori. Come la proteggiamo una donna? Dobbiamo insegnarle a proteggere il suo spazio sacro. Dobbiamo insegnarle. Cosa intendi per spazio sacro? Quello spazio inviolabile nel corpo, nella mente, nell'animo, nello spirito e nelle parole. Anche accettare la parola violenza può essere per molti aspetti critico. Ecco perché io ho scritto tutti questi libri sulle donne. Tu hai scritto donne. Tre libri su questo sulle tema. Donne, tre, e ne stanno uscendo altri due, ma in totale 36 libri ormai tradotti in 6 lingue. Quindi l'argomento della violenza sulle donne è stato trattato in tanti di questi, dagli archetipi delle donne, il cuore che aiuta il creato, dal sigillo della Stella d'Oriente, da maternità consapevole. Anche in questo caso nella maternità ci sono degli atti importanti dove si può subire violenza e dove possiamo, se non siamo educate, nessuno arriva su questa terra con un libretto di istruzioni, quindi come mamme, come genitori che vogliono dare un imprinting positivo, ma io soprattutto come madre di una ragazza di 15 anni, il mio intento era proprio aiutarla ad entrare in questo mondo dove quello che io ho subito non dovesse succedere ancora. Ma perché aiutare a proteggersi? Cioè, per me già il concetto, io mi devo proteggere e mi scegliere un po', perché io non dovrei essere sottoposta. Ma non viviamo in una favola, in una bellissima fairy tale. Le ragazze devono veramente essere, ma non protette, devono essere educate agli argomenti del femminino sacro. Ecco perché femminino sacro, sì, si chiama così. Si chiama così, il femminino sacro non è il femminile, maschile femminile, il femminino sacro è una branchia importante della psicologia e della psicogenealogia che aiuta le donne a comprendere il loro valore, a comprendere la parte potente. Noi siamo entrati in un patriarcato, ma veniamo da un matriarcato potentissimo, sì, con delle donne, delle dee, dei personaggi negli ultimi 5.000 anni che ovviamente vanno, io scusami ma poi mi infervoro su questi argomenti. L'archetipo della donna selvaggia, giusto, no? Sì, l'archetipo della donna selvaggia, l'archetipo della donna selvaggia, io che ne ritorna in se tanti. Stessa facendo un percorso interiore per riscattare tutto quello che ti senti è donna selvaggia, Mara? Sei molto selvaggia, donna selvaggia. Quando rispetto la mia interiorità e non me la faccio assolutamente offuscare, sì, sono sì, la donna ci selvaggia. Sono tanti archetipi, ce ne sono i primi quattro, quindi la vergine, la sposa, l'incantatrice, la madre, quindi i primi quattro archetipi del femminile consentono di fare questo, sì, viaggio. Questo viaggio, poi ce ne sono 33 nella Bibbia e le donne della Bibbia offrono, no, le donne lavoratrici, certo. Quante volte le donne si mettono lì e lavorano, torno a casa, pulisco, lavo, stiro, aggiusto, metto, smonto, porto i bambini, smonto le cose e sei lì che lavori quasi a volte 18-20 ore al giorno. E lì l'archetipo più importante che la Bibbia ci ha dato, e tu sai che io studio l'ebraico antico, quindi non parlo solo, diciamo, in termini biblici ma spirituali, l'archetipo di Ruth, colei, sì, che era una spigolatrice, sì, dei campi, cioè lei andava a raccogliere le spighe lasciate dopo la mietitura, quello che tante donne fanno. Ecco perché ti parlo di protezione, ecco perché ti parlo di leadership al femminile, dove io ormai al Sole 24 Ore tengo questa classe di leadership femminile da molti anni, dove nelle università della Corea abbiamo portato questi archetipi delle donne per farle conoscere, per dare al mondo un nuovo messaggio. Ma qual è il messaggio? Il messaggio è aiutare le donne a ridiventare donne che portano il creato nel mondo. Gli archetipi delle ma donne... Ma magari va spiegato agli uomini questo, forse, no? Va spiegato prima alle donne. Prima le donne. Perché quando una donna capisce il suo valore, sceglie un partner consapevole, sceglie una persona che la rispetti. Ma tu dici che dopo che la donna... Perché questo è un po' quello che il progresso culturale ci ha portato a fare, ovvero dopo che la donna riacquisisce consapevolezza del proprio valore, l'uomo è disposto ad accettarlo? Perché io ho, sì, paura che un po' sia questo scombussolamento, se no? Un dal patriarcato alfa, alfa, sì. Se un uomo alfa significa che l'uomo sa stare accanto ad una, certo, donna del genere.
Se invece l'uomo ha delle difficoltà, c'è tutto il progetto, no? Le donne sono le donne sull'orlo di un cambiamento, non sono più le donne sull'orlo di una crisi di nervi. Gli uomini, il progetto degli uomini si chiama Tengo Duro, cioè... E sono gli viene io qui non indago e Andrei Andrei all'appuntamento del 3 dicembre, vero? Che terini, siamo Mario, che terini. Siamo ancora in fascia protetta. Siamo protetta, protettissima siamo proprio. Senti, prima che vai sull'appuntamento, mi piaceva sottolineare quello che diceva Samia. Lei è un cancello, io sono anche consulente familiare, quindi consulente della persona. E il fatto che lei dice il creare e questo spazio protetto è un po' il messaggio che quando incontriamo le persone in consulenza cerchiamo di dare. Crea una protezione intorno al tuo io profondo, in questa maniera proteggi te stesso. È come se, l'immagine mi viene sempre quando parlo con le persone, se tu non hai dei recinti, non hai dei confini, è come una prateria dove ognuno può entrare con un cavallo pazzo e fa quello che vuole. Invece quando riesci a trasmettere l'importanza di creare un confine e quindi di proteggere te stesso, sicuramente il lavoro di protezione va anche all'esterno. Questo non vuol dire giustificare, e quindi da questa parte sono d'accordo con te, faccio fatica nel dire che c'è la provocazione che spinge e non va bene, però in quest'altro senso è importante mandare il messaggio di crea un tuo confine, uno spazio protetto dove ci sei. Qui non si passa, no, su questo sono d'accordo. La mia mamma diceva, non mostrare il fianco. Il famoso discorso, non dare possibilità agli altri di scoprire il tuo punto debole e quindi mostrare il fianco. Ma a me piace immaginare un mondo dove se ho un punto debole, ma non siamo, siamo arrivati. Le persone che mi sono accanto lo comprendono e magari mi amano per quello, però è un mondo fantastico che evidentemente non raggiungerò. No, magari è un piccolo mondo che ognuno di noi si crea con le persone simili, nell'animo soprattutto, però è circoscritto. Vabbè, ma è buon senso non aprirsi a tutti, ma insomma prima magari testare il terreno, vero? In psicologia viene chiamata la protezione del bambino o della bambina interiore. Se noi riusciamo a proteggere il bambino o la bambina interiore, siamo in grado di farlo giocare, di farlo vivere in questo spazio magico. Sono certamente percorsi da intraprendere con la volontà di cambiare la propria vita dal di dentro. Il 3 dicembre saremo tutti a Lanciano. Oddio, tutti, io ho un impegno con quell'uomo lì il 3 dicembre, mi fa uno spettacolo. Ho già promesso pubblicamente che ci sarò. Che devo fare, Samia? Non potrò essere a Lanciano e che mi perdo? Allora, il 3 dicembre i percorsi dell'anima è una giornata di benessere olistico con i mercatini di Natale, con tantissimi relatori che arrivano da tutta Italia e avremo la madrina Gabriele Burecht-Techmann che arriva da Vienna. E quindi avremo un parterre veramente di persone super illuminate, avremo Rosanna Beccarelli, candidato sindaco alla città di Torino, è stata per molti anni direttore del più grande ospedale oncologico della città di Torino, avremo Angela Barreca, direttrice medico-sanitario del Centro Polispecialistico di Ricerca di Roma, avremo Michele Benussi, avremo Auri Divi che verrà proprio Aurora verrà a portare proprio uno sketch su quello che è il mondo di mamma aiutaci con questi bambini, avremo Saverio Carinci con le sue canzoni, Alma Cadni con Tacco Punta, avremo Rodolfo Palermo che porterà il femminile in una nuova chiave nel Reiki, quindi ma diciamo... Tu che sarai lì alle 18, vero? Tu, che mi farai? Che mi farai in questo percorso dell'anima? Io parlerò di tre momenti evolutivi importanti delle donne, il primo... quello dei cinque archetipi fondamentali della Bibbia, il secondo delle dee lunari, quindi Selene, tutto il mondo della Lilith, parlerò di tutto questo mondo greco, quindi entreremo in questi archetipi per capire come ci possono aiutare, e l'ultimo passaggio nelle preromaniche, quindi questi tre livelli dove chiuderemo alle 20 con il cerchio sacro in onore di Maria Maddalena, quindi saremo tutte vestite in abito cerimoniale rosso, accenderemo la luce e faremo proprio una meditazione per il mondo, per il femminile sacro, quindi avremo proprio un momento di alto cerimoniale, quindi tutte queste donne in abito lungo, bellissimo rosso, con gli accompagnamenti musicali, con il tamburo sciamanico, e chiuderemo con
le campane di cristallo colorate con una meditazione per aiutare le donne a proteggere il proprio spazio. Meditiamo, gente, meditiamo. Il 3 dicembre, a tutta Lanciano. La giornata praticamente sì. A Lanciano, ci saranno poi le iniziative, sono tanti. Dove possono spulciarle? Possono guardare tutto sul mio sito, samiadeicolori.it/percorsidell'anima. E poi ovviamente su tutti i social, perché stiamo ormai distribuendo questo evento da molti mesi. Ottimo, ottimo, caro Alfredo, come andiamo? Io il 3 dicembre vado da lei. Al mattino, ma almeno. Sì, che si fa così, ma che si fa così? Cioè io vado da lui, lui va da lei. Prendiamo, speriamo che vengano tanti uomini. Io busso al cantiere teatrale di Milo. Ci saranno tanti. Stiamo parlando. Scusa. Ma che devo fare? Ti ha preso proprio, ti prende, perché tipo l'argomento... lo so, tesoro, lo so. Guarda lo che... So. Lo immagino. E poi ne parliamo, poi ce lo dici. Alfredo? Niente, mi hai chiesto di fare... Niente. No, hai detto niente, niente. Ah, niente, intercalare... tipo bella. Tipo. No, perché la mia professoressa a scuola, quando mai. Dicevo niente, mi diceva, beh, niente, allora vatti a sedere. No, ma io volevo... Prego. Volevo dire che tu mi hai chiesto di fare delle canzoni. Di... Ma tu non puoi esordire sempre dicendo tu mi hai chiesto, mi fai passare ogni settimana come quella che sta lì, fammi quei... Massima libertà. Allora, abbiamo parlato di uomini e donne. Io mi, sì. mi sono messo a disposizione come uomo, perché sto imparando molto dalle donne. Ma e secondo me questo... già mi piace bella questa di... cosa. No, questo è un aspetto che secondo me bisogna elevare. Cioè, noi uomini a volte siamo troppo rigidi e non vogliamo spogliarci della nostra mascolinità. Non vorrei essere frainteso, ma secondo me va sviluppato una parte femminile. Bravo, che è certo, ed certo. È quello che bisogna elevare, cioè quella parte femminile che ci rende più gentili, ci rende bravo. Più aperti al mondo, perché secondo, non lo dico così per fare un complimento gratuito, ma secondo me la donna è perfetta nelle sue... Continua, ci piace. Noi uomini dobbiamo attingere da quello che ma era... Posso dire una cosa in aggiunta a quello che stai dicendo? Permetti, da donna, concedimi. Voi non avete idea, voi uomini, dove sono? Dove sono? Lì. Voi uomini non avete idea di quanto a noi donne piaccia la parte femminile degli uomini. Lo vero. Vogliamo dire? Oh, sì. Fatela uscire, cioè, non la adoriamo, non fate debolezza. Immagini perché durate tre minuti. Guarda, a volte noi non riconosciamo la grandezza della donna, perché è chiaro che il maschio vuole sempre... vuole, cioè... Ci prova. Vabbè, dai, adesso non me li far svenire, perché sennò... Però io mi sono guardato mentre così si parlava e così mi sono visto, e in realtà ho visto tutte le donne che io ho attorno, cioè da mia madre a mia sorella alla mia compagna a Paola De Simone. Però ho capito quanto ho attinto da loro, cioè quanto spazio riesco a creare in me per nutrirmi di qualcosa. Che bello, quello spazio, sei speciale, ma lo vedi che il cammino per diventare speciale. Fate come Alfredo Sconi e diventerete suona, speciali come lui. Adesso un po' di buona musica, ecco. Ci sta. Vabbè, quindi mi hai chiesto ancora. di usare delle canzoni storiche, perché in qualche modo racchiudono, sono uno scrigno di valori, no? Guarda come l'ha detto bello il mio, in sintesi, facce cantare. Io dico sempre a lui, facce cantare, guarda come l'ha raccontato bello, grazie. Allora, facci cantare significa cantiamo, eh? Cantiamo, certo. Vai, scaldo l'ugola. Le bionde tra il cielo, che azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse, e la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Andiamo subito. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Sai cos'è l'isola di Wight? È per noi l'isola.
zona di chi ha gli occhi blu della gioventù, di chi canta ipi ipi ipi. Sai cos'è l'isola di Hawaii? Questo è bellissimo. Bene. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso di altru, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? E poi c'è la storia di questo ragazzo che poi va, insomma, torna giù poi. Ma dai. Ah. Alfredo Scogna, grazie, grazie. Io ho visto cantare col corpo ad Elchi, sì, e sì, mi sono stupita di come la nostra giovane genziana conoscesse l'isola di White. Trattengo questo stupore, me lo tengo il tempo di consigli per gli acquisti. Ma buonasera, vi siete collegati solo adesso? Dove siete? Cosa state vedendo? Questa è Rete 8, consigli per gli acquisti show. Il talk che non c'era qui in Abruzzo, in Molise e in tutto il mondo, perché ci seguite attraverso lo streaming rete8.it. Grazie, grazie, grazie. Adesso, finora abbiamo parlato tanto di violenza, abbiamo parlato di spiritualità, mi è venuta fame, non lo so perché. E allora continuiamo a parlare di spiritualità, lo facciamo però a tavola, ovvero con il dinner club. Caro Mario Cappelluti, tu che hai ideato questo dinner club, ci dici che cos'è? Allora, beh, insomma, intanto mi piace definirlo con una definizione che abbiamo trovato insieme: non è una cena e non è fame del corpo, è una magia e un appetito del cuore. Non serve a saziare lo stomaco, ma serve a saziare l'anima. L'anima. E come la saziamo, l'anima, Mario? L'idea del dinner club è nata guardando una trasmissione, forse l'avete seguita anche voi, che Amazon Prime ha proposto, quella di Carlo Cracco che sì, faceva questo dinner club con degli ospiti importanti e li portava in giro per il mondo, per l'Italia soprattutto, per cercare posti particolari, cibi particolari, poi li riuniva intorno a una tavola dove ognuno a turno cucinava. E io, guardandola, mi sono detto: la tavola è il posto migliore dove si può esprimere ed essere se stessi, dove si possono toccare anche degli argomenti importanti e profondi, in un'intimità di gruppo. E allora, intimità di gruppo è bella, eh? Sì, perché abbiamo sempre più questa idea di fare grandi numeri, grandi cose, invece nell'intimità, nel gruppo piccolo, non ti puoi nascondere. E quindi se scegli di partecipare, scegli di metterti a nudo e di mettere la tua anima a disposizione. Ci siamo trovati poi in un'altra continui cena. Continui a parlare al plurale. Sì, perché vogliamo farli i nomi. Come chi no? Siete? Chi siete? Allora, nasce, io sono il portatore dell'idea, perché mi è venuta poi in questa famosa cena con l'amico Don Cristiano Marcucci, che conoscete, salutiamo, che salutiamo. Certo. Dove ci trovavamo, diciamo, quelli che erano i peccatori del suo libro Dei vizi capitali. Abbiamo fatto questa cena, a un certo punto uno dei nostri ha detto: "Ma voi da piccoli che sogno avevate?" Non l'avesse mai fatto perché è cominciata una condivisione bellissima di ognuno di noi e lì ancora mi si è rafforzata l'idea, perché eravamo in realtà 10 persone a tavola dove ognuno di noi ha raccontato i suoi sogni. E allora la testa ha cominciato a camminare, mi sono seduto, ho provato a buttare giù l'idea di questa e ho immaginato una location, uno spazio un po' lontano dalla città, quindi privato, dove fossimo in pochi, 12 persone a tavola, un cercatore di perché bellezza. Perché 12?
perché 13, sai, è un pochino... No, 12 più 2 in realtà, perché sono i 12 partecipanti... 12 più 1 io un minimo avrei timore. No, no, 12 partecipanti più siamo io e Don Cristiano, cercatore di bellezza di anime, Cristiano è questo per noi, e dall'altra parte ci sono io che sono il sognatore, quello che ha sognato per prima questa cosa, e poi c'è uno chef, Daniele, che è il terzo... Che però non è chef elemento, nella vita, è solo che nella bravo vita a cucinare. Fa altro, ma è fantastico perché lui nei piatti esprime davvero la spiritualità di quello che facciamo. Cioè, lui crea proprio un menu ad hoc per l'argomento serata. Che vorrete trattare. Hai Abbiamo capito. Fatto la prima esperienza a dicembre dell'anno scorso, quindi siamo praticamente a un giro di boa di un anno, e il tema dell'anno scorso, il primo tema della prima cena era «Celebro la mia nascita», perché eravamo sotto Natale. Siamo trovati in questo casale in campagna, dove abbiamo invitato 6 maschi e 6 femmine. Abbiamo cercato e portiamo avanti questa alla forma. Verdone, no, Madonna, no, Madonna, no, Madonna, esatto. Sconosciuti, sì. Sconosciuti, ti arriva un invito. Ah. Inizialmente lo abbiamo fatto a inviti tra le persone arriva che conoscevamo, l'invito. Sì. E dove al buio ti fini. C'è la chiamata, proprio sei stato nominato. Oddio. Dove ti fini? C'è Don Cristiano. Ah no, devi dire a Don Cristiano di invitare assolutamente. Assolutamente, ma prima con il vice sindaco lo dicevamo. Beh, per forza. Sarai uno, ma perché Paola, tu pensi allora di voler saltarti un dinner club? No, io mangio volentieri ovunque mi chiamo. C'è una buon gustaio. Allora, i primi tempi li avevamo proprio su invito nel giro degli amici, anche per vedere che cosa succedeva. Perché bella per capire questa cosa della chiamata comunque. Quindi loro si sono visti arrivare questo messaggio dove spiegavamo, però abbiamo dato poche informazioni, in modo che, e la cosa importante era: se dici di sì, tienilo per te, non lo condividere, non andare a cercare o che ti è arrivato un messaggio fra i gruppi di amici. Perché la bellezza è arrivare e trovare, magari conosci qualcuno, oppure non conosci nessuno. Quindi arrivi. Mi piace. E ovviamente sai, se conosci un po'. Però se mi inviti, invitami lo stesso giorno di Adelchi. Benissimo. Dai, così ci ritroviamo lì, Adelchi. Ci facciamo pure una mangiata. Però si paga. Ogni invitato. Sì, diciamo che la copertura delle spese sono degli invitati, ma semplicemente spese, proprio a coprire le spese. Quelle che sono una spesa e insomma, il cucinare, sì, assolutamente. Ci sono aragoste, caviale, 120 euro a testa. No, siamo molto più economici. Ma dove si fa? Allora, abbiamo adesso due location, questo casale in campagna e poi abbiamo un altro spazio in collina a Monte Silvano Colle che ci ha messo a disposizione un amico in una taverna di una villetta che lui ha, e perché deve essere proprio questo spazio intimo. Ogni mese un tema diverso. Uno al mese. Quindi abbiamo fatto dal celebrare la mia nascita a... non accettare sogni dagli sconosciuti, e quindi abbiamo parlato dei sogni, il femminile in noi, e prima mi colpiva, quindi mi riaggancio quello che diceva Alfredo sulla nostra parte femminile, dove sì, hanno partecipato anche lì gli uomini, dove ci siamo confrontati col nostro lato femminile, se è esposto o meno. Abbiamo trattato la madre, e lì è stata davvero tosta. Sì, abbiamo partato nel solstizio d'estate, e quindi la luce che portiamo in noi. L'ultima che abbiamo fatto qualche giorno fa, il 13 novembre, era sul celebro i miei avi che sono con me e io sono con loro, e adesso avremo una nuova celebrazione del Natale, quindi un celebrare un momento, una nascita. Ma è vero che farete la doppietta a dicembre? A dicembre facciamo una doppietta perché faremo un dinner club 2.0, cioè? Ovvero chi ha partecipato all'1.0, e siamo quasi oltre 100 persone che nelle cene hanno partecipato, abbiamo rimandato un invito dicendo se era pronto a fare un 2.0, quindi un salto di qualità, sarà una cena particolare. Ah, perché generalmente chi viene invitato una volta non viene rinvitato. Non viene rinvitato, però c'è la possibilità però poi di chiedere. Però con 2.0 viene ripescato. Sembra quasi un grande gioco. Esatto, ma in realtà adesso poi l'abbiamo aperto anche sui social, quindi diciamo che alcune candidature, cioè persone interessate, mi piacerebbe partecipare, quindi non è più solo a invito, ma anche sulla proposta di qualcuno che dice vorrei partecipare. Però sarebbe bello che li metteste in lista, perché uno non lo deve sapere quando è il suo momento. Assolutamente, infatti chiamiamo nel momento in cui oppure in realtà la scelta proprio sulla persona, tu guardi la persona e la pensi e dici sei stata pensata per quella cena, ed è bello questo perché le persone poi si ritrovano e dicono cavolo, quando nelle persone che abbiamo intorno a noi, e poi quando arrivano anche le candidature di persone, tu le conosci, cominci a conoscere e capisci quella persona in quale cena la vorresti collocare. A meno che tu non mi chiami e dici mi piacerebbe partecipare a questa cena. Noi cerchiamo di uscire con i titoli
un pochettino alla volta. Adelchi, non li spoileriamo. Adelchi, no, qual è l'argomento? Pensavo una cosa, che fra i pezzi miei preferiti c'è un pezzo di Ennio Morricone che però per pianoforte, quindi non penso che potessi suonarci stasera. Hai terrorizzato, guarda lei. Oddio, dove vado, Morricone? Non c'è un pianoforte adesso. È un pezzo che io ho scoperto prima il pezzo, che era bellissimo, Metti una sera a cena, dove fondamentalmente e poi ho visto il film, che è abbastanza pesante, parla di queste cinque persone che si ritrovano orientato tutto all'interno, che poi viene da un'opera teatrale di Griffith, se non sbaglio, quindi un film fine anni 69-70, ecco, dove c'è questa colonna sonora veramente bellissima, dove queste persone non fanno altro che parlare, e da lì questa colonna sonora, Metti una sera a cena. Pensavo fondamentalmente, che concordo con te, che la cena è un po' il punto nevralgico, pensiamo sia nell'ambiente familiare, dove per dirti a casa mia noi corriamo tutti quanti, ma la sera è un momento sacro, certo, tutti e quattro ci troviamo a casa, ci si ferma, si cena sempre e tutti si quanti tira insieme. Fuori tutto quello che si è accumulato nell'arco della giornata. Quindi la cena è veramente una bella cosa, perché poi nella cena è il momento in cui si mangia, si è a cena, tendiamo sempre ad aprirci, quindi immaginavo queste tue cene con... Metti una sera a cena di Morricone, che è veramente uno dei pezzi più belli, semplicissimi, tre note. Mettete della musica mentre come si cena? Sì, sì, abbiamo della musica di sottofondo. Selezionata o il sottofondo? Selezionata anche lì a seconda di quella che può essere la tematica della cena. E i piatti vengono scelti proprio dallo chef perché si ricollegano a quello che è l'argomento della sera. Sì. E proprio perché il significato non è tanto quello che mangi, però nel piatto ritrovi l'argomento. È la condivisione di quello che fai a tavola. Qual è il tema della prossima cena? Allora, la prossima cena sarà nuovamente celebro la mia nascita, perché a dicembre Natale, celebremo la nascita a Natale. Il 2.0 sarà sul solstizio d'inverno, quindi sul cercare la luce anche nel buio. E quindi sarà questo il 2.0 e sarà molto particolare. Secondo me sarà una cena silenziosa, sai? Difficile trovare argomenti su questo. Mi cucio la bocca e non dico niente. A gennaio esporteremo questa cosa a Roma, perché ci hanno chiamato e ci hanno chiesto di andare a fare questa esperienza in un casale a Roma di diciamo persone che hanno partecipato, e alcune parteciperanno adesso alla cena a dicembre, che hanno detto che hanno già delle persone alle quali vorrebbero far vivere questa esperienza. Che meraviglia, e quindi che bello, la porteremo insomma fuori. Bravi veramente. Chi è proprio è stato l'inventore di questa cosa? Mi prendo la paternità del progetto, perché sei un po' poeta. E dedichiamogli una poesia. Dedichiamogli una poesia. Mi pare, no? Che ma tutti siamo un po' poeti, no? E non lo sappiamo. Come ha detto, credici. Stai nel mio cuore. Gioia che si espande, voce che mi insiste. Stai sulla porta del mio cuore, fuori è nebbia che ti avvolge. Credi nel miracolo della gioia di ritorno. Straccia la malinconia, diserta l'abitudine, risana le ferite, i pensieri in disordine. Stai in silenzio fra i miei spazi immensi, nel ritmo sinusale del presente, che rifugge dai tormenti, respira la mia vita e scompiglia ogni incertezza. Wow, grande. Grazie. Bravissima. Grazie. Tra poco parleremo di questo libro In Absentia, che contiene anche questa poesia. Stai lì calda calda, vado un attimo di volata da genziana, a parte mi è venuta una genziana, adesso ci starebbe benissimo, non so voi, ma non ci siamo attrezzati. Abbiamo parlato di cena. Vero? Dopo cena, ci stava, dopo cena la genziana ci sta tutta. Senti cara, ma perché gen.ziana? Perché me lo chiedo da mesi ormai, ti prego toglimi questo, allora, questa curiosità. Tutto il mio progetto va a promuovere la cultura abruzzese. E di questo siamo più che contenti. Quale nome meglio di genziana? Sì, ma il punto. Il punto. Sì. C'è un punto di mezzo, perché il nome non è genziana tutto attaccato, ma è gen.ziana. Genziana perché il focus del progetto è rivolto a tutta la generazione Z. La generazione Z, che è la nuova generazione che deve andare a promuovere, anche per a continuare questa promozione dell'Abruzzo, perché tanti termini abruzzesi, dialetto e tradizioni stanno andando scomparendo. Certo. E questo...
è un pochino il mio viaggio mentale. Ci sta, ed è molto bello questo pensiero, perché infatti ti avrei chiesto anche la fatica che si fa a distribuire, come dire, a livello di informazioni, quello che è il nostro bagaglio, il nostro linguaggio abruzzese. Allora, per chi non la conoscesse, sapete che cosa fa Genziana? Va a recuperare, adesso lo facciamo vedere, magari anche grazie al nostro Danilo in regia, che ha acquisito agli atti, vero, le pagine, i post di Genziana, possiamo vedere come lei recupera le frasi tipiche abruzzesi e non solo le mostra, vedete per esempio sdiuno, lì in fondo. Io non lo conoscevo, per esempio, che... Lo sdiuno, guarda lo sdiuno, qualche giovinezza dei nostri chi nonni. Beve l'acqua la mattina ha fatto lo porc la sera prima. Lei che cosa fa? Non solo ne fa dei quadrucci meravigliosi e rispolvera, no, questi proverbi, queste dicitorie, ma poi li spiega in inglese. Cioè, voi capite che sta facendo fare il giro del mondo alla nostra lingua, eh? Viene da farle un applauso, perché veramente no, è stata giovane, bravissima, che si interessa di questa. Grazie. Ma non li dimostra, ma lei ha 63 anni, sì, sì. Nell'anima sì. No, beh, a forza di andare a recuperare, tu hai a che fare continuamente con persone âgée, come dire, perché allora, vanno sì, a rispolverare. La mia fonte principale di ispirazione, certo, sono i nonni, certo, che fortunatamente ce li ho ancora, e quindi io mi diverto pomeriggi interi col taccuino e scrivo, perché parlando anche in una semplice conversazione, certo, escono fuori dei termini, dei detti, dei proverbi che... Ma ti ci chiamano proprio i nonni? Dio, Genziana, Alessandra, perché poi ti chiamano Alessandra, penso che ti chiamano Genziana i tuoi nonni, però ti dicono, ti Alessandra, è venuto in mente una... No. Questo lo fa più mio padre. Tuo padre? Mio padre prende, mi fa la chat di WhatsApp e dice, questo ce l'hai, dai, mettilo, fallo. Beh, ma ormai li hai quasi tutti, pensi che ce ne siano altri? Sì, sì. È una fonte inesauribile. Ne vediamo altri, Danilo, ne vediamo altri? Vediamo un po' che cosa ci cade. Dai e dai, la cipolla diventa aia. Beh, questa è un grande classico. È un evergreen. Poi che cosa abbiamo? Grazie che me lo ingrandisci, ti adoro. Le chiacchiere se le porta lo vende, le maccarone a botta la panz. Ma la traduzione in inglese io vi invito davvero a cercare sui vostri social, anche perché secondo me l'avete già fatto quasi tutti. Andiamo a vedere l'home page di Genziana. Volete vedere in quanti la seguono? Ci vogliamo emozionare? Guardate là, vai con l'home page, Danilo, non mi fare sta così, perché c'è chi c'è morto. Eccolo qui, guarda, oltre 50.000 follower. Seguono la nostra Gen.Ziana e a questo punto direi, cara, che tu non ti sei certo tirata indietro davanti al periodo che stiamo vivendo, e guardate il suo ultimo post, li femmine ne imbatuccate, manghe che nu fiore. E io su questo ti farei veramente un applauso, perché guarda, Genziana, te lo sto facendo nel mio cuore. Sì, nel tuo piccolo hai sfruttato il nostro abruzzese per una sensibilizzazione che passa anche da lì. Certo. E di questo veramente ti dico grazie. Tu poi, ma questa cosa di tradurlo, vedete la traduzione, tradurlo in inglese, come ti è venuta? No, perché è illuminante. Sì. Allora, io ho cercato di creare una cosa un po' internazionale, perché comunque vengo da una famiglia che ha viaggiato tanto, entrambe i rami della mia famiglia sono emigrate fuori. Chi in Canada, chi in Svizzera, mio nonno in Venezuela. Infatti oggi ho messo un video di mio nonno che racconta tutta la sua carriera e tutti i suoi viaggi. E per questo volevo rendere un po' omaggio agli tutti gli abruzzesi emigrati. All'estero, no? Ma la cosa bella è che un sacco di persone dall'Australia, dall'America, dal Venezuela mi hanno scritto, mi hanno detto, io non sono mai stato in Abruzzo, però mia nonna parla così, quindi grazie, mi ha ricordato mia nonna, perché effettivamente io scrivo con un semplice font e lo stampo e faccio un quadro, ma quello che vado a regalare è un ricordo. Certo. Un ricordo di... Certo, e chissà quanti ricordi sbloccano, no? Queste frasi, quanti ricordi sbloccano, veramente ce ne sono poi di ogni, divertitevi a frugare nella sua pagina, perché ne trovate veramente tanti, che poi in realtà Alessandra è una graphic designer, sì. Roba seria questa. Però ci deve dire quello che gli piace più di tutto.
Ah, bravo, questa è una bella domanda. Quale sei affezionato? Guarda Sturdy Leader. Sturdy Leader è bellissimo. Ma quanta gente lo regaleresti questo Sturdy Leader? Del chi trattieni? A chi troppo? E a chi niente? Ha un detto che mi diceva, che mi dice tuttora mia nonna a tavola quando mangiamo insieme e quando non voglio più mangiare, no? E mi dice: quando lo porco è sazio, arvod che lo troc. Cioè, che vuol dire? Quando il maiale è sazio, rovescia la sua mangiatoia, cioè, ma lo vedi che neanche l'abruzzese ne conosce. Se andiamo in profondità, sì, sai di quante tantissimi parole non ne conosciamo il significato. Ma poi ci tenevo a dire anche una cosa che ultimamente è andata oltre l'Abruzzo. Ho pubblicato un video di mia nonna mentre faceva un gioco che io pensavo che era solo abruzzese, un gioco con lo spago. Sono delle mosse da fare con lo spago. Come no? Ma io l'ho visto, mi hai ricordato. Praticamente questa cosa è diventata virale, sì, ed è andata oltreoceano ed è una cosa bellissima. Sì. Cioè, dice, negli anni 50 a Brooklyn facevano questo gioco. Io mi chiedo com'è possibile col fatto che non c'era internet, non c'era la TV e che questo gioco è così internazionale. Lo facevamo anche noi da bambine, cioè io sicuramente. Oddio, ho tradito la mia età. Però ci tocca. Ma in Palestina, in Israele, in Russia, ovunque. Senti, ma come lo vedi questo progetto nella sua evoluzione? Adesso ho creato questa nuova rubrica dei video. Quindi cerco di fare dei video ai miei nonni che fanno delle cose antiche. Ho fatto un video a mia nonna che fa il solitario con le carte. E ho fatto il video della media. La rappresentazione della media, sì. La croce, l'olio. Sì, per sciogliere c'era l'olio. C'era una tradizione che poi si è persa, perché adesso nessuno di noi più... Sì, mia zia me lo faceva. Io conosco ancora persone che lo sanno fare, anche infanzia. Giovani. Sì, sì, sì. E quindi cerco un attimino di... Ma c'è una spiegazione che a volte riesce, a volte no? È una magia. Ma ne stai parlando seriamente, sì, Mara? Adesso di scienza parliamo, la media. Lo sai che a me è riuscito diverse volte. Mara, è la nostra tradizione. Ma lo sai come si chiama? Suggestione. Mi passava i mal di testa, ma che ne so. Io perciò dico. Allora, io ero piccolina e mia nonna me lo... Ma sì, ma anche mia zia. Mia nonna, un mal di testa. Mi faceva così e mi faceva sta cosa. Fatto sta che... E passa, delle volte queste gocce nell'occhio rimanevano distinte e non era malocchio, ti prendevi una tachipirina e tutto passava. Oppure delle volte queste... si scioglie quello che non riesco a capire, si scioglie. Ma lo devi capire, Mara, non c'è niente da capire. Queste gocce d'olio delle volte scomparivano nell'acqua. E non aveva più dipendeva dall'olio che era più faceva così e poi iniziava dipendeva dalla qualità dell'olio. Se non era extravergine sono tradizioni. Vabbè, insomma, però posso dire una cosa, ma che meraviglia, ma nella loro proprio poca concretezza, che meraviglia. Difendiamo, quello era un modo per aiutarti a superare quel momento, un aiuto era per aiutarti a superare quel momento. Noi adesso parliamo per aiutare gli altri, cerchiamo di consigliare. Ma loro in quel modo, una volta non avevano spiegazioni a tutto. Spiegazioni. Che poi c'è da dire che questi proverbi hanno... Io non oserei mai pronunciarli perché non li so pronunciare. Non parli l'abruzzese, tu adesso. Che dilla una cosa in abruzzese, dai. Ma no, c'erano questi denti. Io su. No, più pescarese. Pescarese. Che diverso, pescarese è molto semplice. Diverso. Invece mia nonna che era di origine... di Guardia Grele. Difficile. Eccolo, guarda il freddo, me l'hai toccato. Sono di difficili nuovo. Questi. Sì. Certo. La presenzione va a cavallo e erbe e pede. Va a cavallo e erbe e pede. Che offre di più? Stavi dicendo, aspetta, ma per dire qualcosa in dialetto, vi prego, poi lo facciamo girare. C'era qualcosa che era tipo... Tieni quando tu sei più brava di me, dirò. Tieni quando c'hai, che quando... No, lo devi dire in abruzzese. Io lo so. Non è facile. Quella è difficile. Tieni quando a te. Dicela tu. No, di quando a te, che quando in intesa è mante da solo, ma tu lo sapevi. Questo è la versione pescaresse. Bravissima. Ah, ecco, è complicato. Lei lo diceva in dialetto guargese, che poi in realtà ci diceva che fondamentalmente è un...
qual è la, il significato che quando c'hai devi mantenere, perché tu non sai poi spirito di quella saggezza. Spirito di, sì, quella, certo, di quella cultura contadina che dice quando c'hai non spendere, perché può darsi che poi da ci parte, sarà può essere un momento, certo, che ne avrai bisogno, certo, certo, saggezza. Quanta saggezza, quanta saggezza, è tempo di poesia, giusto un po' di consigli per gli acquisti e poi si torna con i versi di Mara Motta. Che meraviglia, grazie Alfredo, no, perché si parlava durante i consigli per gli acquisti proprio di dialetto, continuavamo a parlarne ed è uscito fuori questo vola vola, come non dedicarvene un assaggio, ma adesso come anticipato è tempo di poesia, in realtà sarebbe sempre tempo di poesia se solo ce lo concedessimo. Beh, adesso lo facciamo grazie al nuovo libro di Mara Motta, si intitola In absentia, è caldo caldo Mara. È appena uscito, fresco. Sei prima tu con la presentazione. Cioè non l'avete ancora presentato? Non l'ho ancora presentato, lo presenterò. Che onore. Il primo dicembre alla Sala della Provincia, alla Sala di Iorio, come proprio prima presentazione in assoluto. Grazie. Tu sei in anteprima. Grazie. Ti ho privilegiato, Io ti ringrazio. Su tre radio che mi avevano chiamato. Ne sono... scansatevi, che devo... poche chiacchiere. C'è Paola. Grazie, non c'è Mara, veramente grazie. Ne sono contenta anche perché il tuo precedente libro lo abbiamo consumato qui anche i nostri telespettatori. Sì, bellissimo. Bellissimo. Quarta ristampa, quindi. Quarta ristampa. Ed era il tuo primo libro di poesie. Cioè, vi rendete conto? Non giovanissima, ho cominciato. Ma figuriamoci, scrivere, ma le portavi dentro però, di te da sempre. Sì. In absentia. In absentia. Allora, in absentia si ricollega a tutti i discorsi che abbiamo fatto. È una maturazione da poesie scarlatte, un percorso che ho fatto, dalle poesie d'amore, che poi d'amore per in tutte le sfaccettature, l'abbiamo spiegato qua tante volte, sì, non solo l'amore per il partner, per il coniuge, ma l'amore per i figli, per la famiglia, per la per natura, la vita, per gli emarginati, per tutti quelli, certo, che... Quindi gli aspetti vari della vita. Da lì il percorso verso un discorso più spirituale nel riagganciarmi alle problematiche di oggi, problematiche storiche, civili di oggi. Noi viviamo in un momento in cui, come dicevamo prima, molti valori sono scomparsi, non solo scomparsi, ma non li, in nessun modo non li potenziamo, non c'è poca voglia di riportarli in auge. Il discorso del vice sindaco che dice, sì, dobbiamo in tutti i modi cercare di sviluppare l'empatia, la solidarietà, la gentilezza. In assenza di tutti questi valori, gentilezza, empatia, solidarietà, voglia di guardarsi negli occhi, perché oggi le persone non si guardano più negli occhi, non c'è più il sorriso, l'abbraccio del sorriso, io dico, o il sorriso dell'abbraccio, perché sembra che siamo tutti preoccupati camminando a guardarci nelle scarpe, come se avessimo chissà quali valori o quali cose da nascondere, perché guardare in alto significa confrontarsi e il confronto oggi ci fa paura, non abbiamo più nessuna voglia di confrontarci con l'altro, sarà per mancanza di volontà o anche per paura della critica. Quindi questo è un libro che parla proprio in absenza, cioè dell'assenza di tutte queste cose. Sì, di tutte queste cose, infatti la poesia che l'ha, che gli dà, la poesia che dà proprio il titolo al libro, sì, è proprio In absentia, che ti vado a leggere. Sì, volentieri, ti ascoltiamo. Non ignorare i vuoti, i momenti assenti, le virtuose vacanze della mente. Non ignorare le pagine bianche di un amore iniziato, di un'amicizia tessuta sulla tela di un ricordo. Nel transito improvviso, fra sogno e veglia, si trova la verità. Fai attenzione alle presenze senza ignorare la pienezza dei vuoti che l'anima sente. Che bello. Pienezza dei vuoti è uno stimolo in pratica, perché, certo, la pienezza dei vuoti, certo, sei vuoto, ma i vuoti sono pieni di questo, di acredine, di ingiustizia, di non pensare all'altro, pieni di pensare solo a se stessi, pieni di assenze. Bellissimo. Sono pieni, e quindi io sono andata a ricercare tutti questi motivi che ci hanno reso così insensibili, cioè questa mancanza di voglia di stare insieme, di riunirsi per parlare, per guardarci negli occhi. In fondo noi ci riuniamo solo davanti a uno schermo,
parliamo solo con i simboli, con le immagini dei computer, dei telefonini, non abbiamo voglia di sederci uno accanto all'altro, naturalmente questo è generico, perché poi nei piccoli gruppi, come diceva il nostro amico, c'è questa voglia di aprirsi. Certo. Però in generale ci sono assenze più che presenze, ci sono vuoti Mara, più che pieni. Mara, una curiosità, sì. Tu sei un'insegnante in pensione, hai insegnato una vita tra Milano e l'Abruzzo, questi temi hai avuto modo di affrontare, cioè li stai adesso mettendo in poesia, ma sono temi che tu nell'insegnamento hai... Li sto mettendo hai... in poesia, come dici tu, e li sto mettendo in questi giorni, per l'urgenza l'ho sentita quasi sempre, cioè dagli inizi della mia carriera, che risale insomma a diversi anni fa, e infatti io coltivavo sempre un angolo della poesia per avvicinare i bambini, già nelle classi elementari quindi, a sentire loro stessi, a rientrare in se stessi, ad avere la consapevolezza del proprio io, quindi dei propri desideri, delle proprie ansie, le proprie paure, per affrontarle. Cercavo di farle venire fuori con la poesia, perché è più facile. In fondo noi poeti non siamo altro che dei messaggeri dei sentimenti degli altri. Noi vestiamo l'anima degli altri anche, perché noi tutti abbiamo dentro gli stessi sentimenti, le stesse emozioni, gli stessi desideri, però magari il poeta riesce a esprimerli e quindi si fa voce per quelle persone silenziose che altrimenti tutte queste esigenze dell'anima rimarrebbero delle gocce di silenzio. Quindi il poeta in fondo è anche un po' un portatore di... vorrebbe anche essere una specie di traghettatore, cioè per la riflessione, per riportarci all'anima, certo, per guardarci dentro e far guardare gli altri. Ma Eri De Luca dice anche, a me piace tantissimo questo concetto del poeta, che è colui che ci insegna parole che non sappiamo, che non conosciamo, perché difficilmente le andiamo a cercare, invece sono parole che raccontano meglio di tante altre quello che abbiamo dentro, e questo mi piace tantissimo, e dunque la vostra è una missione. In fondo, magari sarebbe una presunzione dire una missione, comunque è senz'altro una specie di opera civica, un compito importante. Diciamo un compito. Cioè, sì. Sai che so che c'è una poesia che potresti dedicare a Samia? Dimmi, quale tesoro? Pagina 42, se non quindi, ricordo male, c'è una poesia sui colori che mi ha fatto le pensare... L'hai viste le poesie? Lo so che studi. Pagina 42? Se non ricordo male, c'è una poesia che parla di colori, almeno nel mio... se sono tutte uguali le stampe, oddio, non volevo penso mettere cose, in difficoltà. Penso cose, non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Il titolo, mi ricordo che c'erano tanti colori. Ho pensato, ah, sì, hai ragione. È vero. E io ho pensato ai colori, perché i colori sono comunque anche questi, sono propensi ad aiutare l'anima a venire fuori. Sentite, cioè, che bella, senti emozioni. Che bella. Poi magari mi dedichi la pagina 22 se facciamo in tempo. Penso cose. L'amore è rotondo, l'attenzione è rossa, l'attesa blu. Intorno voci, rumori freschi d'ogni verde buono. Tutto vive nel cerchio antico della natura che accoglie. Ci sta? È per te? Mi dedichi la pagina 22? E perché no? Ma per me proprio, me la voglio fare dedicare, non lo faccio mai. Mi sento. Li ho presi gli occhiali, ma te la leggo proprio perché ho paura di... Mi sento, a volte mi sento carne ferita, tradita, traboccante di lividi. A volte mi sento persa nel vento. Poi all'improvviso il cuore si apre, il pensiero riprende, scorre luminoso, la gioia occupa il suo posto intorno. Sprazzi di luce risvegliano l'anima, pronta al miracolo di un tempo nuovo. Direi che ci sta per chiudere questa serata in cui abbiamo parlato di lividi, abbiamo parlato di cadute, ma mi andava di chiudere con un bel messaggio di risollevarsi, perché è quello che bisogna fare. Infatti io nel libro, anche trattando temi... Non ti amano, la vuoi sentire? Che forte, bellissima. Sì, guarda, velocissimo, perché poi abbiamo il giro di saluti e manca un minutino. Che riguarda proprio sia il tema... Vai veloce Mara. Non ti ama. Quel sorriso sempre regalato, sogno confessato, amore desiderato, gioia pura, tenerezza vera, generosa accoglienza. Tutto è stato rinnegato, nel vostro letto dapprima fatato, giaciglio di spine diventato. All'improvviso hai sentito il gelo di una mano insanguinata. Non temevi l'ira, il tuo cuore voleva ancora sentire la verità di un amore innamorato. Intanto diventava solo gelosia, possesso, mania. Troppo tardi, serrata la porta di quell'inferno
che mai avresti immaginato. Troppo tempo hai indugiato, sopportato mani crude sul viso accanite. Non hai sentito il peso di un cuore indurito da un delirante sentimento, eccesso indecente, atti perfidi, avvelenata storia. Dovevi andare, scappare da questo amore malato. Dovevi essere l'angelo che smaschera il peccato. Tutto si è concluso in un attimo folle, in cui sei diventata fredda spoglia di un amore sbagliato. In absenzia, Mara Motta, grazie Mara, veramente è stata una puntata intensa, grazie a Genziana, a Samia, grazie a Mario Cappelluti, grazie ad Adelchi Sulpizio, grazie a Mara Motta, ad Alfredo Scogni, Adelchi. Noi ci vediamo sabato sera, 25 novembre, al Circus, ore 21, naturalmente vi aspettiamo tutti, e martedì prossimo ritroverete qui la grande squadra di Consigli per gli Acquisti, show che vado a salutare. Dunque grazie a Valeria Di Berardino, grazie a Danilo Cinquino, a Francesco Berardinelli, a Lino Lallone, salutiamo anche Alberto Capo, grazie a Cristina Donatelli, ad Albano Paolinelli, a Maria Gemma Colasanta, ad Andrea Di Fabio e a tutti voi per averci seguito. Dunque appuntamento a martedì prossimo. Buonanotte.